E insieme alla società lo stiamo facendo, abbiamo già cominciato facendo questi allenamenti mirati per renderci un attimo conto di come poter potenziare eventualmente non solo il discorso della prima squadra, ma anche un discorso giovanile che quest'anno andrà curato nei minimi dettagli. E soprattutto in questo momento, come hai detto, la caccia di giovani che possono costituire anche la rosa della prima squadra. Ovviamente sappiamo che ci sono delle imposte delle DOA che prevedono che comunque l'utilizzo degli under, per cui in questo momento quale argomento migliore può essere quello effettivamente di fare degli allenamenti e provare a vedere dei giocatori che hanno voglia di mettersi in mostra. Io continuo a dire che noi con l'acquisizione dell'AC Gold in questo momento possiamo essere un fiore all'occhiello. Per cui per tanti giovani, se deve essere un passaggio per eventualmente mettersi in discussione e provare a fare una carriera, a salire di livello rispetto ai campionati che hanno fatto in passato, secondo me può essere un ottimo trampolino. Quindi speriamo che con questa sorta di reclutamento riusciamo a rinforzare già dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista giovanile un roster. Il periodo estivo è un po' quello della campagna acquisti per questa società, ma anche per le altre. Il livello di alcune squadre sembra comunque abbastanza alto. Già avete preso informazioni, per esempio Bellizzi, che ha preso anche coach Nino Sanfilippo. Sì, innanzitutto ieri si è completata la griglia delle squadre, quindi abbiamo visto quali sono le squadre che nella campagna parteciperanno alla Gold. Ovviamente ci sono tante altre squadre che già si sono mosse in anticipo rispetto al mercato e penso che di sicuro questo campionato di C Gold si presenterà come un campionato dove tante squadre stanno cercando di attrezzarsi il più possibile. Non conosco il livello, non conosciamo il livello, ma penso che sia effettivamente una C Silver ancora più competitiva rispetto all'anno scorso. Da parte nostra adesso ci sta tutta la volontà, adesso a 20-25 giorni, quella di, come stavo dicendo, di ridisegnare un attimo staff e ovviamente costruire un roster che ci possa permettere di fare la nostra bella figura in una categoria così importante.